Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleocontatto. Mio Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao a tutti e bentrovati alla puntata numero 13 di Mio Podcasting, stagione 2. In questo episodio andremo a parlare rapidamente di un libro diffuso, è veramente un paper di ricerca, diffuso da Banca Italia, e il link alla bloggata a commento del testo rilasciato da Banca Italia dice tutto. La fantascienza utopica di Banca Italia. Nel paper econometrico diffuso da Banca Italia vi sono pesanti errori sistemici circa le stime e gli impatti futuri su quanto dichiarato. Vediamo il perché. Link per scaricare il file e il paper di ricerca da Banca Italia trovate direttamente cliccando sul link in descrizione nel video qui di YouTube, in cui sarete catapultati alla mia bloggata, all'interno della quale c'è in bella evidenza il link per scaricare il file. Allora, nel paper di ricerca di Banca Italia sono totalmente assenti nei conteggi di Banca Italia i danni da climate change. In Italia tuttavia ci saranno danni da cambiamento climatico. Infatti ce lo dice IPCC quanto la climatologia. In assenza di uno shock climatico esterno, come ad esempio lo stop della AMOC, il contesto mediterraneo è destinato a desertificarsi. Ci saranno cali di rese agricole ed aumento dei prezzi per il cibo, shock idrici, bombe d'acqua ed alluvioni, mini uragani mediterranei, tornado, proliferazione di malattie tropicali, risalita del livello del mare con infiltrazioni di acqua salina e riduzioni degli stock idrici di acqua potabile o acqua dolce, oltre alle normali piaghe tali che come terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, incendi e quant'altro. Ora, per lenire tali danni serviranno investimenti, ossia servirà capacità di leverage ed ovviamente accesso dai mercati a risorse energetiche per sostenere l'adattamento. Ma le fonti energetiche che subiranno forti variazioni di prezzo in funzione dello scenario in cui la Terza Guerra Mondiale e le Guerre Puniche 2 detoneranno. Vi rinvio ad andare a informarvi sul scenario del falso ritorno dell'età dell'oro, scenario della catastrofe ultravioletta, surrogazione inerziale esplosiva. Queste le potete trovare nella serie di podcasting www.climatechangewords.tk. Il link lo trovate chiaramente anche in descrizione, oltre che averlo visto a video. Allora, c'è da citare la ricerca italiana Robust Assessment of the Expansion and Retreat of Mediterranean Climate in the 21st Century. Questa è una bella ricerca che vi invito ad andare a visionare. Ci ho anche bloggato sopra nella stagione di Mio Podcasting, stagione 1, quindi praticamente le quattro ricerche, i quattro paper sul futuro e il destino climatologico dell'Italia. Io vi invito ad andare a rivedere la puntata di podcasting della stagione 1, che trovate anche questa in descrizione in fondo qui in YouTube. Allora, non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. Questo limite economico, sia i monetaristi quanto i keynesiani sembra non averlo capito ed essere di dura cervice, tali da non volerlo accettare. Nemmeno in Banca Italia lo hanno capito.
Non c'è traccia nello studio di Banca Italia della carbon bubble e non vi è traccia della bomba climatica degli idrati di metano in Siberia. Tutti eventi che però già oggi impattano direttamente anche in Italia, essendo l'Italia una penisola nel Mediterraneo dentro il pianeta Terra. La NATO, in un suo paper di ricerca, parla esplicitamente di impatti militari, cioè un eufemismo per dire guerre, già a partire dal 2030 a causa della sovrappopolazione e degli impatti del cambiamento climatico. Non c'è traccia di questi eventi futuri nel paper di Banca Italia, il quale dà per scontato che il XXI secolo porterà pace e prosperità al genere umano. Confrontare con NATO Climate Change e International Security, il link lo trovate nella bloggata che vi ho indicato nella descrizione qui di YouTube. I ricercatori di Banca Italia non hanno nemmeno la scusante di poggiarsi sugli scenari proposti dall'IPCC sui sentieri RCP 2.6 e RCP 4.5, perché pure questi sono speculazioni di fantascienza, in quanto IPCC suppone l'esistenza di tecnologie di terraformazione, di cui ad oggi non c'è traccia, nessun paese nel mondo sta investendoci sopra, non si sa con quali energie si potranno sostenere le tecnologie di terraformazione per essere efficaci e senza creare ulteriori gas serra, per avere quanto prima un bilancio mondiale di emissioni di gas serra che diventi negativo. Al momento siamo già proiettati su una dinamica di più 4 gradi, essendo il livello di 402 ppm già sufficiente a produrre nel tempo un'enorme variazione climatica. Quindi vi invito anche ad andare a visionare la bloggata Survival IPCC Projection RCP 2.6 and RCP 4.5 are science fiction, reality is far worse. Tutto questo nel paper di Banca Italia non v'è traccia, è come se l'Italia fosse calata nell'iperuranio di una perenne pace e prosperità priva di cambiamenti climatici, priva di migrazioni massive, priva di guerre regionali, priva di epidemie, priva di shock idrici, priva di cali delle rese agricole, priva di carestie, priva di shock energetici, priva di tensioni sui mercati finanziari e valutari, priva di tensioni future in tutto il mercato delle commodities, dato che nel documento di Banca Italia semplicemente si ignora sistematicamente quale sarà l'ambiente economico ed il contesto e danni dal cambiamento climatico dei prossimi decenni. Semplicemente si ignorano le migrazioni apocalittiche, si ignorano le guerre future dei prossimi decenni, si ignorano ogni cosa e ciò comporta gravi errori metodologici, dato che poi palesemente si sovrastimano le crescite della produttività di lungo periodo dell'Italia, in quanto provengono, nel paper di Banca Italia, da serie storiche del passato che sono prive di ogni rappresentatività futura. Quindi paesi ad economia prevalentemente di trasformazione, privo di materie prime e privo di fonti di energia in un contesto in cui le risorse diventano più rare, non potrà mantenere il proprio livello di produzione a causa della difficoltà d'accesso a materie prime, semilavorati, energia, anche a causa del fatto che il proprio spazio sarà soggetto a danni e mutamenti climatici e migrazioni bibliche che di certo creeranno guerre danneggiando e o distruggendo l'apparato produttivo, per cui il trend futuro del PIL e della produttività italiana non potrà che essere che calante nel tempo. Infatti, gli impatti tra cambiamento climatico e sovrappopolazione e sicurezza, ossia guerre, sono temi sempre più rilevanti trattati dai panel di ricerca NATO,
ma i ricercatori di Banca Italia ignorano tali elementi. Non c'è traccia di tali discussioni nel paper di Banca Italia. Vi suggerisco di andare a leggervi e documentarvi su The Multiplication of Threats, Climate Change and the Risk of to National Security e Threat Multipliers, the Changing Energy Landscape, Climate Change and Water Stress. Tirando le somme, quindi, come si può valutare lo studio proposto da Banca Italia? Semplice, come un bel libro di fantascienza utopica. Ovviamente, senza stare a fare polemica sul fatto che l'economia non è una scienza esatta, ma una scienza sociale, e che fare stime numeriche superiori ai 5 anni sono speculazioni soggettive, prive di ogni fondamento, semplicemente perché nessuno sa quali saranno le cifre effettive dell'economia di ciascun paese oltre il sesto anno. A riprova c'è il fatto che i DEF presentati ad esempio dai governi ogni anno vengono sempre riscritti in funzione del cambiamento dei parametri del contesto economico, che le proiezioni finanziarie offrono solo una visione parziale, ceteris paribus le ipotesi al contesto dei modelli. Cosa che implica che al mutare delle ipotesi al contesto dei modelli, i dati estratti possono essere esattamente l'opposto di quanto quelli sono sintetizzati. E di certo, omettere megatrends già oggi ben noti, che nel futuro non faranno che crescere di importanza, non rende consistente e plausibile una ricerca che vorrebbe gettar luce sul futuro intorno al 2050. Per questo che le grandi aziende, per affrontare i rischi futuri dove risiedono eventi ad alto impatto, gli eventi impredicibili, di solito si affidano alla pianificazione strategica ed all'orientamento strategico di fondo e non a simulazioni econometriche. Un saluto, ciao, alla prossima!